Buongiorno, giovedì 7 maggio, stupenda giornata di primavera. Oh, e sentite questo stupendo dialogo napoletano di fase 2. Senti, in questi giorni vedo troppa gente in giro. E la risposta è: volevi uscire solo tu. E tra i milioni dei miei fan, posizioni contrastanti. I meno giovani premono per risentire melodie quasi dimenticate. Beh, diritto sacrosanto degli over 70, e quindi sezione archeologia, ricordi dei genitori, se non addirittura dei nonni. Sezione archeologia con Tornerai, canzone famosissima e tradottissima. In Francia addirittura leitmotiv durante la Seconda Guerra Mondiale, J'attendrai. Il bello è che la cantavano pure i tedeschi, Komm zurück. Da noi storica l'esecuzione del trio Lescano, accompagnato dal meno noto ma bravissimo quartetto Funaro. Il maestro Olivieri si ispirò, inutile dirlo, e lo confessò anche lui, al coro a bocca chiusa della Butterfly. Matrimonio di Guglielmo e Toni. Come Toni? No, tranquilli, non sono io. Toni è anche un nome femminile, soprattutto all'estero. Quindi tranquilli e buon anniversario agli sposi. E poi oggi è il compleanno di Rossana, detta Pi. Tanti baci. E vuoi che non suoni al posto di Lelio? Cento di questi giorni, cento di questi giorni, auguri, auguri a te. Altra canzone tradottissima e cantata da mezzo mondo, Le jour où la pluie viendra, che fu uno dei primi successi di Gilbert Bécaud e dei miei primi viaggi in Francia, in Spagna col mio compare Guido, Lancia Appia, seconda serie. Thank you.
Torniamo in Italia, non più archeologia, ma neanche roba pop. Sono sicuro però che anche tanti irrequieti under 60 e under 50 canticchieranno al Chiar di Luna e Musetto. Al Chiar di Luna di Carlo Alberto Rossi, il grande, che ricordiamo spesso. E ricordiamo anche la indimenticabile esecuzione di Fred, Buscaglione, of course. Invece Musetto... E Domenico Modugno la scrisse per la moglie Franca Gandolfi, il tuo nome è Lili, per pregarla di non truccarsi, di non tagliarsi i capelli. E noi dedicheremo Musetto a tutte le nostre amiche Lilli, ma soprattutto a Lilli, quella che frequenta Fabiano, you know what I mean. Pietra Miliare, non Pietra Emiliana, come diceva un famoso produttore cinematografico anni fa, Pietra Miliare della canzone napoletana. Piscatore de Busillaco, trionfo del tenore Tito Schipa. Thank you.
adesso, per finire, con pardon parlando, come si dice a Mussolente, un paio di evergreen americane richiestissime. La lista sarebbe lunga, ma parte da Colle Romano. I can't give you anything but love. Per partire dalla grande Billie Holiday e finire a Diana Krall, e Unchained Melody, una delle canzoni più registrate del XX secolo. Tra l'altro c'è una storica esecuzione di Harry Belafonte, che rincontreremo presto, ad una cerimonia degli Oscar.